Per me non è assolutamente la vittoria di una parte, ma è la vittoria del Paese, perché è un provvedimento giusto che ci aiuterà meglio a gestire questa fase. Toni da battaglia, fibrillazione in maggioranza, ma alla fine la tempesta si placa. Draghi trova la quadra e porta a casa il risultato. Ieri in serata il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto Green Pass. L'obbligo sarà previsto anche per i docenti e il personale delle scuole e per gli studenti universitari. Dal 1 settembre il foglio verde si dovrà esibire sui treni, aerei e mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Senza multe, senza divieti, senza obblighi, senza costrizioni. La giornata era iniziata con una lega di lotta più che di governo. Non possiamo creare un mondo dove i ristoratori diventano tutti dei controllori. Perché quando i 900 emendamenti li hanno presentati quelli di 5 Stelle voi non avete parlato di ostruzionismo? Però il PD non diceva nulla. Quello che sta facendo Salvini è semplicemente la politica propagandistica, cerca di cavalcare il Green Pass, è uno strumento di libertà se non viene estremizzato, quindi non deve essere abusato. La Lega sta facendo opposizione al Green Pass come voi di Fratelli d'Italia? Si mette nell'altro lato della barricata. Beh, però noi siamo stati i primi. Sull'alta velocità si potrà chiedere il Green Pass, sui treni regionali no. Sì, noi siamo d'accordo. Siamo d'accordo, nei stati civili si fa così. Siamo una coalizione proprio per questo, non siamo un partito unico ancora. La mediazione, dopo 3 ore di Consiglio dei Ministri, porta i suoi frutti. Restano fuori dal decreto i punti più divisivi per la maggioranza: il trasporto pubblico locale, che sarà esente dall'obbligo, e il Green Pass per i lavoratori. Ma il decreto prevede delle sanzioni per il mondo della scuola. C'è un dibattito aperto anche nel Movimento 5 Stelle, è una questione che tocca insomma, direttamente la vita delle persone. Anche questa misura io credo che aiuterà la scuola italiana a recuperare pienamente i livelli di normalità. In conferenza stampa si presentano il ministro Giovannini, Speranza e Bianchi, ma il protagonista della giornata è lui, Draghi. Dal mio punto di vista è orribile. Noi avevamo un punto, esenzione per i minorenni. In Consiglio dei Ministri la Lega si piega sempre o comunque ha vinto Draghi. Io sono totalmente insoddisfatto e se il testo rimarrà questo è ovvio che non lo voterò. C'è la cabina di regia, il Consiglio dei Ministri, così. Il Parlamento no, arriverà prima o poi.